abbiamo tanto bisogno di respirare, effettuiamo mediamente 9 respiri al minuto e se veniamo privati del respiro per 10-15 minuti moriamo. Il respiro agisce a diversi livelli, migliora l'ossigenazione del sangue e stimola la circolazione, procurando un enorme beneficio alla vitalizzazione cellulare dell'intero organismo. È un potente mezzo per distendere e calmare la mente. Favorisce l'attenzione della mente. Un respiro regolare, ma non troppo sottile, creerà il giusto equilibrio tra una mente calma, ma non addormentata nei confronti del corpo. Agisce direttamente sulle strutture articolari del tronco e connessi, grazie alle spinte pressorie e gli stiramenti creati dalla forza del movimento respiratorio e ne provoca un benefico massaggio e scioglimento. Potenzia la forza psichica, da una parte grazie alla regolarizzazione del proprio stato emotivo e dall'altra parte grazie all'intensità della portata espiratoria che genera un senso di forza. Agisce sui meccanismi riflessi del sistema nervoso. La respirazione infine ha un ruolo da non sottovalutare anche a livello posturale. Dietro anche il concetto di posturale c'è anche un altro elemento che poi spesso non è neanche considerato, è la respirazione. Se noi abbiamo un movimento, un gesto fondamentale nella vita, è il movimento del respiro che ci accompagna da quando siamo nati, che ci accompagna giorno e notte, addirittura la notte quando il corpo non si muove, l'unico movimento fisico che rimane presente è quello della respirazione, e dove alla qualità del movimento del nostro respiro si associa, a parte ovviamente anche lì la vitalità, perché se io sovrarrespiro, cioè respiro poco, o respiro in maniera affannoso, o respiro in maniera scattosa, cioè, tutto quello vuol dire che il movimento, cioè la respirazione, non riesce a trovare il suo gesto corretto. E quindi non solo questo mi andrà a creare dei disagi sia a livello quindi di forza vitale, sia a livello emotivo, sia anche mi va a agitare la mente, quindi i pensieri diventano confusionari, se non addirittura ossessivi. E tutto ciò partire quindi da un movimento del respiro bloccato, ma il respiro non solo quindi su tutto questo mondo psichico ha una grossa influenza, la respirazione per esempio ha anche un'influenza fondamentale sulla colonna vertebrale. Uno dei ruoli del respiro è ridare quello che io chiamo il respiro della colonna vertebrale, che è la vera scioltezza della colonna. Non è fargli fare degli otto, non è riuscire a spiegarla in tutti i modi, ma anche per raddrizzarla. La vera salute della colonna è riuscire a farla respirare 24 ore su 24. Quindi vuol dire che la mia forma posturale o il movimento che io realizzo con l'insieme del mio corpo non deve mai in nessun modo irrigidire e bloccare il movimento del respiro. E quindi questo in realtà non sono cose complesse. Non sono poi alla fine, è una tecnica, la rigenerazione posturale, alla fine che ho strutturato proprio per rispondere alle problematiche delle persone, quindi non serve avere un fisico giovane, anzi serve proprio a ritrovare le potenzialità di ciascuna persona anche con le loro degenerazioni, i loro problemi fisici. E esistono degli esercizi molto semplici ma anche molto efficaci, molto completi, che si basano soprattutto molti anche sulla respirazione, visto che il ruolo del respiro a livello posturale è di poter ridare la salute alla colonna vertebrale, ma sicuramente non lo stare dritto, ma mobilizzando naturalmente la colonna insieme alla respirazione. Penso che possiamo anche vedere un esercizio semplice, vedrete, anche se semplice è molto completo, perché in realtà lavora sia su questa mobilità ma leggera della colonna vertebrale, quindi è proprio un leggero ondeggiare della colonna,
ma completo, cioè dal bacino fino alla testa. Se è un esercizio che lavora anche un po' sulla mobilità delle nostre spalle, come anche quelle delle anche, che sono corona, spalle, anche, e quando parlo di corona, cioè ovviamente il bacino e la testa, voglio dire che già lì abbiamo un buon numero di elementi che possono interessare appunto tante persone. Allora, è un esercizio molto semplice. Per questo, quindi iniziamo stando, quindi sentiamo bene il nostro appoggio a terra del bacino, i nostri piedi, anche se non hanno un ruolo diciamo molto significativo perché sono seduta, comunque è importante che ci sia sempre il concetto di percezione, di contatto dell'appoggio e le mie mani. Quindi l'esercizio inizia espirando, quindi svuoto l'aria attraverso il naso, dove quindi scendendo all'indietro stringo bene la mia pancia, stringo le mie spalle andando proprio a ruotare, quindi dalle mani ruoto le mie braccia, ruoto le mie spalle, chiudo l'alto del torace lasciando andare quindi un pochino in avanti la mia testa, non blocco la gola, difatti vedete che io continuo a parlare normale, non metto il nodo alla gola. Inspirando, riparto giù dal mio bacino che sbilancio quindi in avanti, prendo le mie caviglie abbassando bene, allargando bene le mie spalle, quindi non è stringere, ma proprio allargo, non è tirare indietro, ma è proprio allargare le spalle mentre vado anche ad allargare le mie ginocchia e questo mi permette quindi di raddrizzare naturalmente il tronco senza tirarmi. Il concetto di tirare nel posturale è sempre negativo, dove invece attivo bene, allargo, allargo, allargo per l'inspirazione e riparto, espiro da giù, rientro l'addome, mi fa scendere dietro il bacino, chiudo le mie spalle, chiudo il mio torace, riallargo. Il concetto di inspirazione è un concetto di allargamento, di espansione. E l'espansione è soprattutto qua dietro e qua sul lato. Qua davanti non espando quasi niente. Quindi l'espansione, essere largo. E riparto, espiro, stringo, 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 stringo l'addome, il torace. Inspirazione a partire giù dal bacino, allargo sotto le mie ascelle, allargo le mie spalle per allargare il torace anche lateralmente e la mia testa quando tiro bene giù le mie spalle si raddrizza naturalmente senza tirare. Mobilità del bacino, delle anche. Mobilità del torace, delle spalle e mobilità di tutta la colonna.